Abbiamo presentato alla manifestazione odierna il Piano Nazionale della Resilienza con le indicazioni operative per la realizzazione di 1.288 case della comunità, 301 centrali operative territoriali e 381 ospedali di comunità. La platea è stata molto attenta perché emerge la possibilità per i project manager di far parte come esperti nella gestione di questa realizzazione di opere che verranno realizzate in ambito sanitario. L'emergenza Covid, la pandemia, ha portato un nuovo cambio di indicazione di nuovi modelli gestionali della sanità. Si preferisce la cura a domicilio del paziente, dell'anziano, si preferiscono i sistemi gestionali di telemedicina, significa assistenza al domicilio, rilevazione dei parametri vitali, rilevazione di visite e attraverso la telemedicina in modo di evitare ricoveri inappropriati ai pronto soccorso degli ospedali. Con questo nuovo modello gestionale ci sarà una nuova riforma pratica in ambito sanitario, ma un nuovo modello organizzativo dove viene privilegiato il community care, cioè l'integrazione ospedale-territorio, le reti clinico-assistenziali, l'assistenza domiciliare e in più l'incremento di nuova tecnologia, parliamo di risonanza magnetica di tritesola, di TAC, PET, spirali, di proton terapia, di sale operatorie ibride, i modelli del trasporto di sangue attraverso droni, parliamo di green hospital, nel senso ospedali ad impatto ambientale zero, cioè vengono utilizzate sulle terrazze degli ospedali impianti fotovoltaici, viene utilizzato il sistema di evotraspirazione che attraverso le piante abbiamo l'opportunità di trasformare le acque piovane in acque pure. In questo modo ci saranno dei risparmi di scala e questi investimenti potranno essere destinati affinché gli ospedali siano aggiornati, si incrementa il fascicolo sanitario elettronico in modo che viaggiano le informazioni ma non più i pazienti nei viaggi della speranza in Italia. Molto spesso dal sud si parte per il nord, con l'incremento del fascicolo sanitario elettronico faremo in modo che viaggeranno le informazioni sanitarie ma non più i pazienti con le loro famiglie. Questo è il motivo d'orgoglio e quindi ringraziamo il Presidente del Consiglio dei Ministri Draghi che finalmente riesce a dare una svolta, perché oggi abbiamo un'opportunità che non ci capiterà più. O riformiamo la sanità o purtroppo torneremo a prima della pandemia. Nasce la consulta nazionale dell'Istituto di Project Management sulla salute. Stato nominato il dottor Maurizio Dalmaso, coordinatore scientifico, di cui verrà affiancato da un team di esperti, perché quello che conta è portare progetti innovativi sul tavolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri affinché anche le associazioni potranno dare il loro contributo gratuitamente a favore della collettività.